importante, ragazzi. Vorremmo che tutti voi adesso, in questo momento, facessero una foto di questo evento, di questa manifestazione che stiamo facendo, e la mostrate su Facebook, sui vostri social, per dimostrare, per condividere la nostra lotta, ragazzi. Questo è importante in questo momento. Dicendo grazie. Il volontariato non è cambiato nulla, perché erano clandestini quando venivano anche in aereo.
George Floyd. E questa frase è: take off the knee from our neck. Take off the knee from our neck. Cazzo, togliete questo ginocchio dal nostro collo. Togliete il ginocchio dal nostro collo, ma non solo a livello fisico. Non solo a livello fisico perché ci ha ammazzato in mezzo alle strade. Ma togliete il ginocchio a livello sociale. Lasciateci essere quello che
nostro culo, basta. The only things I want to say before I'm leaving, when I say loud, say I'm black and I'm proud. Say it loud, I'm black and I'm proud. Say it loud, I'm black and I'm proud. Say it loud, I'm black and I'm proud. Black and I'm proud. Facciamo un applauso. Io credo che l'intervento, bravo, you can go. Yo, thanks to my brother that just spoke. What's up? What's happening, bro? Look, I just want to say something real quick. Right, I know y'all hear this in the rap songs, in the videos. The word nigga is not okay to be said. L'altro giorno stavo camminando e una persona a casa è venuta e mi ha fatto oh ciao negro. And I just realized like I would have snapped, but I realized like he wasn't educated. E io realizzai soltanto che quella era una persona ineducata, senza educazione. That word is not meant to be said in that type of way. I know that we use it because of the pain that we had. Quella parola non deve essere utilizzata. Noi la utilizziamo in quel modo per esprimere il dolore e la sofferenza che sentiamo. These were Negro spirituals that we used to sing when we were oppressed. Queste erano parole spirituali che utilizzavamo per esprimere la nostra oppressione, il nostro sentimento di oppressione e la sofferenza. If you didn't know, now you know. Se voi non lo sapevate, adesso lo sapete. Thank you. I'm black and I'm proud. Grazie Fatima, grazie. Stiamo protestando per onorare George Floyd, ma purtroppo non è l'unico afroamericano a morire per mano della polizia. Ora faremo un canto speciale per le vittime che sono morte sotto la custodia della polizia. Quando canto il nome di una vittima, rispondi. Thank you.
dove sono state uccise questa settimana dalla polizia. This is only just a few of the people who have been murdered in the hands or while in custody of the United States police departments all over the country. So you can imagine. Ci sono altri modi per diciamo coinvolgersi. Ti dico che devi prendere un permesso da un giudice. Per questo molti, ma tantissimi orrori, tantissimi crimini in Italia non sono mai stati puniti perché non ci sono le prove. Lo Stato deve andare a permettere che quando firmi una cosa del genere va usato come prova contro chi pratica il razzismo. Non si deve chiedere il giudice permesso per firmare una cosa del genere. Stupori. Grazie.
una posizione scomoda. Vi stiamo chiedendo di rimanere in ginocchio col pugno alzato e di portare silenzio. È una posizione scomoda, ma per ricordare a tutti quanti quello che è successo a George Floyd. 8 minuti e 46 secondi. Thank you.
bisogno, ma non come una gentile concessione del governo della maggioranza. Lo Ius Soli